Come creare il tuo Pokémon in un click. Vi siete mai chiesti che aspetto avrebbero le vostre celebrity del cuore se fossero dei Pokémon? Forse voi no, ma nel mondo qualcuno si è già fatto questa domanda, dando una risposta spettacolare. In questi giorni sul web è andato virale un nuovo tool di intelligenza artificiale che trasforma ciò che scrivi in un vero Pokémon. Si chiama Text to Pokémon e puoi trovarlo su Replicate, una piattaforma open source che semplifica i processi del machine learning. Il risultato è davvero incredibile. Ogni cosa che scrivi si trasforma in un Pokémon che anche Ash avrebbe voluto catturare. Questa, per esempio, è la versione Pokémon di Bonsai TV. Che carina! Il nostro team di esperti ha deciso di mettere a dura prova l'intelligenza artificiale, chiedendole di realizzare la versione Pokémon di alcuni personaggi famosi. Iniziamo dalla queen indiscussa dei social, Chiara Ferragni. La sua mossa super efficace? Se la contraddici, un plotone di follower è pronto ad eliminarti dai social. Questo invece è il Pokémon del suo rapper preferito, Fedez, accompagnato dal suo amico Luis Sal, che probabilmente tiene in mano un peso da palestra, perché il fitness per lui è la prima cosa. Continuiamo con un po' di personaggi che ci piacciono tanto. Il boss dei modificati, Omiatol, la sua spalla, Hank, e il loro Pokémon preferito, il leggendario Carlo Costa. Poi ci sono i tre del Cerbero Podcast, Marra, Mr. Flame e Dodubi. Il Masseo, che stranamente non è raffigurato da una bestemmia, il più ricensurato Sdrumox, che ovviamente assomiglia a due tette, così possono bannarlo anche qui, e il collezionista più forte di YouTube Italia, Dario Moccia, seguito da PaviJ e Power. Poi abbiamo il rapper Rove, che ovviamente ha le sembianze di un casco integrale. Bello figo, che fa ridere anche così, e dulcis in fundo, forse leggermente fuori contesto, il mitico Jerry Scotti, che anche da Pokémon sembra un orsacchiotto da abbracciare. Se vuoi provarci anche tu, allora vai su replicate.com e divertiti a creare il tuo Pokémon con il Text to Pokémon. Trovi il link in descrizione. Prego, non ci di che. Ma cosa ci dice tutto questo? Sicuramente l'intelligenza artificiale in questi anni ha fatto passi da gigante. Forse però quello umano un po' meno, ed è per questo che ci troviamo alla fine di questo video fatto di Pokémon inesistenti. Se questo video ti è piaciuto, allora iscriviti al canale e lasciaci un commento. Se non ti è piaciuto, beh, fa lo stesso. Però dai, ti potresti anche iscrivere, che c***o ti cambia?